l'ultimo libro che non ho ancora finito di leggere perché oggi è 24 marzo. Sì, ciao 24. Ciao a tutti, io sono Eni e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi primo wrap up del canale, sono contentissima perché vi mostrerò ben 10 libri che ho letto da gennaio ad adesso. Anche se in realtà, comunque, 10 libri sono tanti, non mi sento abbastanza soddisfatta, o almeno dei mesi di gennaio e febbraio, perché in quei 2 mesi ho letto pochissimo, solamente 3 libri purtroppo. Poi ho recuperato, ovviamente. Il primo libro di cui vi parlo è L'ombra del collezionista di Jeffrey Deaver, che ho iniziato a fine dicembre, continuato nel mese di gennaio. Vi ho già parlato di questo libro, vi linko ovviamente il video dove ne parlo, quindi non mi soffermerò troppo neanche sugli altri due che vi farò vedere. Infatti, il prossimo video è La stanza della morte, sempre di Jeffrey Deaver, di cui vi ho già parlato, e su questo, nonostante mi sia piaciuto, mi sono ritrovata a leggerlo praticamente per tutto il mese di gennaio. Ho letto solamente questo. Ne parleremo magari più approfonditamente, perché voglio fare un video a parte solo su Jeffrey Deaver e solo sui suoi libri, però quel giorno deve ancora arrivare e non sarà imminente, perché devo ancora decidere quali libri devo leggere ancora per capire meglio Jeffrey Deaver. Nonostante io abbia letto abbastanza libri di Deaver, però voglio leggerne ancora per quel video. Il prossimo libro è sempre di Deaver, Il taglio di Dio, iniziato a fine gennaio, inizi febbraio, che anche questa in realtà ci ho messo un pochino a leggere, nonostante abbia fatto più fretta a leggere questo piuttosto che La stanza della morte. Però insomma, con questo diciamo che ho dovuto ancora ingranare un pochino per tornare al mio solito ritmo, diciamo. Poi purtroppo per alcuni giorni ho accantonato un po' la lettura per alcune cose universitarie, e intorno al 20 febbraio, fine febbraio, ho finalmente ripreso in mano il mio ritmo, i miei libri e tutto quanto. Sono tornata alla lettrice che ero prima, a divorare libri su libri, e fine, appunto, come dicevo prima, fine febbraio, inizio marzo, ho letto The Hunger Affamati, di cui vi ho già fatto un video. Al riguardo vi linko il link, quanto sono bravo con questi giri di parole, quindi non mi soffermerò troppo su questo libro thriller storico che Alma Cazzo ha scritto in maniera brillante. Ho adorato tutto, nonostante ho messo 4 stelle perché mi è sembrato un pochino lento. Subito dopo ho letto 2 libri che in realtà non erano previsti nella TBR di marzo, ed è questo il motivo per cui non ho fatto in tempo a leggere nel mese di marzo il primo del Signore degli Anelli e il libro di Christopher Paolini, no, il sequel di Eragon, ossia i primi 2 volumi della Traversa Specchi, ossia Fidanzati dell'Inverno e Gli Scomparsi di Chiardi Luna. Ho deciso di fare un video a parte su questi 2 libri, anche se non sono ancora usciti i seguiti, però io me ne voglio parlare comunque in modo tale che abbrevio i tempi, perché non so quando uscirà il prossimo libro, perché se non sbaglio ce ne saranno altri 2. Il terzo è sicuro che uscirà, perché da quello che ho letto dovrebbe essere in traduzione. Quindi io ho iniziato in italiano, li finirò in italiano. E il quarto, boh, deve ancora uscire in America. Questa storia comunque racconta di Ofelia, la traversa specchi, che è appunto in grado di attraversare gli specchi e di leggere la storia di antichi oggetti storici da museo, che sarà costretta a sposare Thorne,
che per me è un uomo bellissimo, cioè io me lo immagino molto molto bello. Lei non so come fa a rifiutarlo, perché lei lo vuole rifiutare, non vuole sposarsi con lui perché lui è molto freddo, molto distante, però che poi diciamo si addolcisce, si affeziona a lei, perché comunque passeranno del tempo insieme, delle disavventure, perché sono disavventure, ragazzi. Voi provate a leggere questi due libri e poi vedremo quante disavventure in circa 1600 pagine, che in due, 500 il primo, 560 più o meno il secondo, in 1000 passapagine quanto ne passano due, soprattutto lei. Io voglio continuare, nonostante io abbia tantissime critiche da fare a questi due libri e all'autrice, vorrei comunque continuare a leggere. Quindi, appena sarà disponibile il terzo, io lo compro, lo leggo e poi vedremo se sarà meglio o peggio di questi due. Prossimo libro che rientrava nella TBR di marzo, Chi ha ucciso mia sorella, di Julia Heberlin. Questa storia racconta dei 10 giorni della nostra protagonista insieme a un certo Carl, che lei suppone sia l'assassino di sua sorella. Infatti vedremo nel corso di questi 10 giorni questa nostra protagonista che cerca di scapolare da Carl delle informazioni utili, delle prove che possano portarla a capire se effettivamente è stato lui oppure no a uccidere sua sorella e non solo, ma anche altre ragazze scomparse nello stesso periodo di sua sorella e mai ritrovate. Ovviamente in questi 10 giorni un po' nel senso che non ci sono particolari colpi di scena chissà quanto eclatanti, qualcuno ci sta, ovviamente ci sono. Però diciamo che ho detto 4 stelle proprio per questo, perché tutti i colpi di scena sono alla fine, solo alla fine. Infatti nelle ultime tipo 30-40 pagine è successo il finimondo, tutto praticamente, cosa che non è successo prima, tutto alla fine doveva succedere. Però ho dato 4 stelle anche per un altro motivo. Questo libro è molto particolare perché all'interno ci sono delle immagini. Questa è una delle tante dove viene raccontata una fotografia, perché questo Carlo è un fotografo. Quindi queste diciamo che sono le descrizioni di fotografie di Carlo, ce ne sono anche altre. Ovviamente, e inoltre i giorni diciamo sono divisi da queste fotografie che sono di Carlo effettivamente. Quindi il giorno 5 sono ogni giorno diciamo è diviso da questa fotografia, da una fotografia di Carlo. E questo diciamo è stato anche un altro motivo per cui ho dato 4 stelline. Poi ci sta un'immagine bellissima di due gemelle, sempre fotografie di Carlo, che effettivamente sono importanti per questo libro. Eccola qui. Questa è la fotografia più bella, secondo me, che si ripete comunque nel libro, sempre nel dividere i giorni, ed è secondo me la più bella. È anche importante, è anche una delle più importanti fotografie per la trama. Comunque 4 stelle per questi due motivi, semplicemente, non per altro. Però comunque è un libro consigliato e a me è piaciuto veramente tanto. Prossimo libro che rientra nella TBR di marzo, che ho letto, sono riuscita a leggere, è Gli ultimi giorni dei nostri padri di Joel Dicker. Io, dopo aver letto La verità sul caso Ricky Bert, avevo deciso di leggere tutti gli altri libri di Dicker. E dopo aver letto questo ne sono ancora più convinta di prima. Regalatemi tutti i libri di Joel Dicker. Dicker, per favore scrivi altri libri, mandameli, regalami io, o fammeli pagare anche 120 euro, non me ne frega niente, io li compro lo stesso e li leggo, li devo leggere. Però in questo libro Dicker mi ha fatto soffrire tantissimo. Mi ha fatto
piangere come una cretina, tantissima tristezza, perché ovviamente la storia è ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, parla di soldati, di commilitoni che sono rimasti amici anche dopo la guerra, e durante la guerra ovviamente, però loro non sono soldati normali, non sono loro che vanno in guerra a uccidere gli altri o farsi uccidere dai nemici, bensì sono soldati delle forze segrete inglesi. Però diciamo che le disgrazie capitano a tutti durante la guerra, ovviamente a chi non è capitata una disgrazia durante la guerra penso a tutti. Spero che non ricapiti più, questi libri danno la testimonianza dell'orrore che è stata la guerra e quindi secondo me tutti dovrebbero leggere sulla guerra e ragionare un po' su quello che è successo, che non dovrebbe succedere mai più. Ultimo libro che ho letto a marzo, ossia Donato Garrisi con La donna dei fiori di carta, che mi sta piacendo tantissimo, nonostante sia anche questo ambientato durante la guerra, però per fortuna non riguarda la guerra in sé, bensì un medico che è al fronte, che dovrà diciamo prendere informazioni da un soldato italiano che è prigioniero di questo gruppo, però diciamo che non tanto ci riesce, insomma questo prigioniero italiano si mette a raccontare una storia di un tizio e questo medico è molto preso da questa storia. Io appunto sto ancora leggendo, in realtà manca pochissimo, tipo 30 pagine. Voglio sapere anch'io chi è questo tizio, perché chiariamo che questo soldato italiano, prima di partire col racconto, ha fatto 3 domande. Cioè, chi è il prigioniero, chi è costui il prigioniero, chi è Guzman, il protagonista della storia di questo prigioniero, chi era l'uomo che fumava sul Titanic. Questa è un'altra pillola che io non capisco, perché cosa c'entra il Titanic con tutta questa storia che sta a raccontare suo prigioniero, non lo so, devo ancora capire, nonostante io l'abbia letto praticamente il 90% del libro, non ho ancora capito niente, quindi per favore Donato, io spero per te che nelle ultime 30 pagine mi spieghi qualcosa, perché me lo devi. Bene, questo video è finito, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessun altro video. E scrivetemi nei commenti cosa voi avete letto nel mese di marzo e niente, fatemi sapere se avete anche letto uno di questi libri, cosa ne pensate, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!